Facciamo l'appello? Vado? Possiamo partire? Sì. Allora. Bini. Presente. Ferrari. Presente. Severi. Presente. Borghi. Assente. assente. Eh, Borghi. Rivi. Presente. Boni. Presente. Manfredi. Presente. Valentini. Presente. Padacchini presente Martinelli presente Esadichi assente Sente Fiori presente Davoli presente Pigoni eccolo Caselli presente. Maioli presente e Vassallo. presente Benissimo Scrutatori singolo. arrivi Caselli e Pigoni Rivi Caselli e Pigoni sono le ore 20 e 15. Allora c'è questa inversione, ce la devi chiedere? Bene, io di comunicazione non ne ho, su richiesta appunto del, del consigliere Davoli ha chiesto di, come da regolamento che si facciano prima le interpellanze e poi le mozioni, quindi partiamo con l'interpellanza. Eh, che era la 3, interpellanza del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, blog delle Stelle, it, it, sul reddito di cittadinanza e progetti alla comunità. Prego. Sì, buonasera a tutti, mi vado a ricollegare all'interpellanza che avevo portato nel 2020 sempre riguardo del reddito di cittadinanza. E in data 22 maggio 2020 vi è stata presentata un'interpellanza seguita da mozione dove vi veniva chiesto se e quali progetti fossero stati avviati per consentire ai beneficiari del reddito di cittadinanza di svolgere lavori socialmente utili. Mi era stato risposto che tali procedure gestirle sono in servizi sociali, ma a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid tutti i progetti erano stati sospesi e posticipati a fine pandemia e che sarei stato informato non appena si fossero iniziate le procedure progettuali. Ad oggi personalmente non ho avuto nessuna informazione a riguardo. Considerato che al Comma 15 articolo 4 dello stesso decreto si definiscono le modalità e gli obblighi per chiunque beneficerà del reddito di cittadinanza di partecipare a progetti utili alla collettività per un minimo di 8 ore settimanali e un massimo di 16, pena la revoca del reddito. Chiediamo se il nostro Comune, ad oggi, ha predisposto le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti e quali progetti sono stati elaborati. Chiediamo inoltre quanti siano al momento attuali i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza e quanti stanno prestando servizio nel caso in progetto di lavoro socialmente utili. Bene, eh, grazie. Noi ci siamo attivati da subito, da quando era stata presentata l'interpellanza e la mozione votata in Consiglio Comunale nel 2020. È chiaro che abbiamo avuto dei rallentamenti dovuti sia alla pandemia ma anche alla difficoltà applicare quello che era le normative perché era abbastanza complicata la, la parte burocratica però insomma come Unione Montana ci siamo attivati, non solo con il Castelamo Monti quindi abbiamo dato l'incarico a, a un assistente sociale che seguisse eh, appunto questo percorso qua del reddito di cittadinanza noi adesso do la, la situazione di Castelamo Monti allo stato attuale presso il Comune di Monti sono presenti 57 nuclei familiari percettori di reddito e cittadinanza. 21 nuclei sono i cui progetti sono di competenza del centro per l'impiego, 36 nuclei i cui progetti sono di competenza dei servizi sociali, perché qua ci sono diversità dei percettori perché non tutti sono, molti hanno anche dei problemi sociali e quindi in qualche modo sono affidati ai servizi sociali gestiti dai servizi sociali. Di questi 13 nuclei sono totalmente esclusi dalla condizionalità, condizionalità essenziale dell'articolo 4 del comma 2.3 del decreto legge 4 del 2019. Pertanto non sono tenuti a prestare alle loro partecipazioni progetti utili alla collettività. Quindi dei 36 affidati ai servizi sociali, 13 di questi non possono essere utilizzati per problemi personali che è difficile utilizzarli. Però nel frattempo si sono avviati, c'è stata una bella risposta dal punto di vista della progettazione. Quindi al momento approvati dalla Commissione sono quattro i progetti del Comune di Castelnuovo Monti. Uno è la cooperativa sociale del Ginepro, progetto pubblico utilità collettiva coltivare in, 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 in inclusione. Sono sei percettori che lavorano su questo progetto. L'azienda OSL, Sociale, Tutela, Salute Pubblica, Vaccinazione Anti-Sars-CoV-2, Punto Vaccinale Castelnuovo Monti, Ospedale Sant'Anna. Qui sono sette i percettori che, possono, che aderiranno a questo progetto, che sono stati individuati, non che aderiranno. Istituto Comprensivo di Castelnuovo Monti, Sociale cooperazione, l'attività educativa, l'istruzione scolastica, qui sono 15, Croce Verdi, Casteruone Monti, sempre sociale, servizio al cittadino, qui sono 8, per un totale di 36 percettori nel Comune di Casteruona Monti. Noi abbiamo un progetto già pronto dal Comune di Casteruona Monti che è arrivato un po' lungo rispetto alla riunione della Commissione, però c'è un altro del Comune di Casteruona Monti e poi stiamo pensando in un secondo progetto come Comune di Casteruona Monti. Quindi noi a questo punto stiamo andando avanti molto rapidamente tra virgolette perché ci sono appunto le questioni burocratiche che avevo detto. I posti attualmente disponibili per i beneficiari sono 36, a fronte dei quali è stato completato l'inserimento di due beneficiari e in previsione l'inserimento di, di ulteriori cinque beneficiari a conclusione dei corsi di sicurezza. Percorso obbligatorio per poter inserire i beneficiari nei progetti di pubblica utilità. Quindi il ritardo è dovuto anche alla formazione, perché la prima parte della percezione era dare una formazione adeguata a questi per poter inser essere inseriti. Se vi interessa vi dico anche quello della comunità montana, come, eh, altrimenti questa è la situazione di Castanova Monti. Comunità montana sono 11 progetti app approvati, comuni di Casina sul sociale 3 percettori, Associazione Culturale, Effetto Notte sempre di Casina, Tutela Beni, beni Comuni 3 percettori, comuni di Casina Sociale 2 percettori, Pubblica eh, Assistente eh, Croce Verde, Villaminozzo Sociale sono 6. Istituto comprensivo Villa Minozzo Sociale sono 5, Associazione Villa Cultura sono 2 e Comune di Carpineti Sociale 3 percettori. I beneficiari del reddito di cittadinanza nell'Unione Montana alla data odierna sono 211, eh, eh, suddivisi in questo modo: 11 a Carpinetti, 5 a Casina, 21 a Castelnuovo, Tuano 12, Vetto 5, Villa Minozzo 12, Ventasso 11. E gestita dai servizi sociali i nuclei sono 17 Carpinetti. Quelli i primi che vi ho detto erano il centro per l'impiego, questi legati ai sociali sono Carpinetti 17, Casina 23, Castelnuovo Monti 36, Toano 21, Vetto 11, Villaminozzo 14, Ventasso 12. Di questi 56 sono totalmente esclusi dalla condizionalità di, di quell'articolo che vi dicevo prima: che sono 6 per Carpinetti, 7 per Casina, 13 per Castelnuovo Monti, 11 per Toano. 5 per Vetto, Vila Minozzo 4, ventosso, Ventasso 10. Inoltre, in fase di pubblicazione, il catalogo aggiornato dei progetti utili alla collettività nel territorio dell'Unione. Quindi, stiamo preparando anche lì un elenco dove ci possono essere progetti per incentivare altri enti, altre associazioni che possono in qualche modo percepire e inserirsi dentro questo discorso, qua che riteniamo un discorso importante e che vada nella direzione di quello che era all'origine quando si è deciso il reddito di cittadinanza, perché doveva essere questo: accompagnare l'inserimento al lavoro. E quindi, su, su questo devo dire, io mi ritengo, nonostante i momenti, soddisfatto perché è stato fatto un buon lavoro quindi ringrazio anche i servizi che hanno lavorato affinché questo discorso, questo, poi se serve magari questo ve lo facciamo avere, questo elenco aggiornato, ecco, quindi se serve lo diamo, però io devo dire che insomma siamo abbastanza avanti compatibilmente con quelle che sono le problematiche burocratiche legate anche a questo, a questo, a questo istituto della, del reddito di cittadinanza. Sì, no, io ho riportato la, la questione perché non avevo più avuto notizie e, e credo che sia una cosa invece da, da sfruttare, da portare avanti. E, e, e niente, vi chiedo comunque di tenermi aggiornato perché la gente mi chiede, mi chiede come funziona Castelnuovo, se veramente ci sono persone che prendono il reddito, che fanno servizi utili e io tante volte non so bene cosa rispondere. Valuteremo con i servizi se è il caso di fare un comunicato dove riportiamo questa situazione qua nel eh. montana. Che dà il senso che come ci siamo mossi e il risultato come è andato. Quindi condivido. Sembra eh, sì, che questo reddito da un po' di, di, di discussioni, insomma. Comunque, grazie. Grazie a te, punto 4: inter, 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 interpellanza del gruppo Consigliere Castello Libera su per, permuta e vendita dei beni immobili. No, c'è prima l'altro. No, sì, questo: beni immobili. Eh, eh, Comunale strada rogito 24 12 2020 e eh, eh, interpellante eh, da Davoli Arniero sì grazie signor sindaco allora vi leggo velocemente l'interpellanza l'interpellanza come oggetto permuta e vendita beni immobiliari comunali strada rogito del 24 dicembre 2020 considerato che il comune di Castelnuovo Monti ha ceduto in località Borgo Maillo, tratti di strada comunale dismessa, sdemanializzata. Questo era l'aggettivo la, la, utilizzato: parte in permuta e parte in denaro, al prezzo di euro 2 al metro quadro. Corogito in data 24 dicembre 2020, sottoscritto per il comune dall'ingegner Chiara Cantini, che, come tutti sappiamo, è responsabile del settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente. Si chiede. Se la procedura cosiddetta di sdemanializzazione sia corretta secondo le norme e le sentenze del Consiglio di Stato. 2. Se il terreno in permuta acquisito dal Comune sia stato realmente adibito a strada comunale vicinale. Se le disposizioni riguardanti il manufatto siano state rispettate, larghezza minima 2,75 metri, eccetera, delimitazione delle corsie segnaletica secondo il codice della strada, se infine la via in oggetto sia stata collaudata e aperta all'utilizzo in sicurezza. Tenuto conto che qualunque incidente possa avvenire sul tratto di vita a strada ricadrebbe sotto la responsabilità penale degli amministratori. In particolare, Sindaco e Giunta, oltre al dirigente settore lavori pubblici, una messa a norma del nuovo tratto stradale dovrebbe essere eseguita più presto. Punto 3. Se il prezzo di vendita di 2 euro al metro quadro sia congruo 4. Se la società acquirente sia in regola con le autorizzazioni edilizie, di destinazione d'uso, eccetera, relative agli immobili confinanti con detta strada comunale ceduta e con altre strade vicinali esistenti. Quinto e ultimo punto: se l'ingegner Chiara Cantini e la società acquirente abbiano rispettato i tempi dalla prima richiesta a vendere, 2006, ha conseguito immediatamente dopo la chiusura della strada eh, ceduta, effettuata dalla parte acquirente, sino a Rogito. Avvenuto circa 14 anni dopo, il 24 dicembre 2020, la vigilia di Natale. Si chiede cortesemente risposta orale in aula e successiva consegna e copia scritta. Ecco, volevo solo aggiungere a questo che dalle ultime notizie è emerso che la strada non è aperta all'utilizzo, tuttora. Anzi, è stata chiusa con una catena, l'accesso nel primo tratto, che un ulteriore tratto di questa futura strada perché ancora non è strada è stato arato quindi è impossibile percorrerlo e a questo punto mi chiedo che controllo abbia effettuato intanto i tempi sono 14 anni dall'accordo arrivare a Rogito è una cosa incredibile tenuto conto che comunque chi è subentrato aveva già da allora cominciato a utilizzarla come area propria chiudendola e se si è ben compreso il disagio che si crea ai coltivatori, ai, a, agli utilizzatori eh, possibili di quella strada che devono accedere ai campi, ai terreni, ai boschi eccetera. Quindi grazie e mi risposta. Grazie, chi è che risponde? Leggo. Allora io ho la relazione scritta dal responsabile del settore Chiara Cantini. Eh, ho la relazione scritta dalla responsabile Chiara Cantini per ripercorrere un po' la, la vicenda richiesta. Allora ve la leggo eh, come è, com è stata messa. Biagini Luigi, in qualità di rappresentante legale dell'azienda agricola Rio Mailli di Biagini Elio, Luigi D'Andrea ha chiesto nel 2007 di smanalizzare alcune strade vicinali. Individuano, individuano percorsi all'interno dei fabbricati del piccolo borgo di Rio Maillo. La richiesta di sdemanalizzazione delle strade vicinali all'interno del borgo e nei terreni adiacenti nasceva soprattutto dalla volontà dei proprietari di tutelare i fabbricati storici di Maillo e di proteggerli dal passaggio indiscriminato di persone e mezzi che talvolta Percorrevano danneggiamenti involontari o meno alle strutture adiacenti alla strada. Inoltre, l'azienda agricola Rio Maillo ha proposto una viabilità alternativa, oggetto di permuta, che è stata utilizzata da subito e poi accatastata e erogitata. Con delibera del Consiglio Comunale numero 92-311-2007, il Comune ha disposto per la demanalizzazione e cessione a titolo di permuta dei beni suddetti, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, approvato con decreto numero 42 del 225 2003, figura 1, ci sono le foto allegate, ha disposto per l'acquisto nel contempo a ugual titolo di permuta parte dei terreni di proprietà sui quali ha già realizzato la viabilità vicinale, alternativa di collegamento tra la strada Bellessere Villa Versa e di terreni di altri proprietari, figura 1, confinanti con le proprietà dell'azienda agricola Rio Maillo in particolare. I signori Valentini Manno e signora Gazzotti Anna Maria, proprietari dei terreni ubicati al nuovo catastro territoriale del comune di Castenone Monti, foglio 16, mappale 75, 76, 77, 78, si sono dichiarati disponibili ad avere lo sblocco sulla strada Bell'Essere Villa Bersa, passando fra i mappali 78, 80, 75, 79, 57, 58, 60, 44 del foglio 16 del nuovo catasto territoriale. Dichiarazione agli atti con protocollo 11.793 del 23 7 2007. Il signor Rufini Giuliano, proprietario dei terreni Siti Codena nel comune di Vetto d'Enza, si è dichiarato disponibile ad avere lo sblocco sulla strada di Bell'Essere, Villa Berzo, passando fra i mappali 78-80, 75-79, 57-58, 60-44 del foglio 16 del nuovo catastrofe. Dichiarazione del signor Ruffini Giuliano agli atti protocollo 11317 del 16 2007 Con deliberazione della Giunta Comunale numero 8 del 24 gennaio 2008 e numero 134 del 30 ottobre 2008 il Comune ha previsto di procedere con la permuta ed ha stabilito di stipulare convenzione tra l'azienda agricola Riammaillo che si impegna a garantire, dopo fine dei lavori di ristrutturazione, dei fabbricati consistenti, il borgo stesso di cui permesso di costruire 06083 del 18-9-2006, rilasciato dal comune, la possibilità almeno una volta al mese di accompagnare gratuitamente gruppi di persone in visita guidata al borgo storico di proprietà. In generale le visite si svolgono nella giornata di sabato e questo ogni tanto spesso avviene. Il rogito per la, per, per la Permota si è perfezionato in data 24 dicembre 2020. Anche se il rogito è avvenuto molto dopo, la strada alternativa è stata resa percorribile da subito. La strada in permota, destinata a strada vicinale ad uso pubblico, è ad oggi percorribile, allegato fotografico. Si tratta, di, sono le, le foto allegate, 4, si tratta di una strada avente la caratteristica è di strada di campagna, come era quella che è stata ceduta in permuta prima degli interventi di ristrutturazione del borgo di Rio Maillo, in larghezza viabile tra i 2,50 e i 3 metri. Non si è ritenuto scusate, necessario effettuare interventi di manutenzione della strada o di posa della segnaletica, non considerato l'uso che ne viene fatto, passaggio a piedi e o con mezzi agricoli, ritenendo sufficiente la larghezza e il fondo stradale per l'uso prevalente di cui è destinata. Il valore delle aree di permuta stabilito di 2 euro metro quadro dal tecnico incaricato Geometra Zannoni è stato ritenuto incongruo per le caratteristiche delle aree permutate. I valori agricoli medi dei terreni nella nostra re regione agraria vanno da un minimo di 0,15 euro metro quadro per l'incolto sterile ad un massimo di 0,80 metro quadro per il seminativo. Questo è quanto. A riguardo per le altre cose che ci siamo detto anche oggi nella sede di Caprigruppo, io non ne sono conoscente, come detto, manderemo a, a controllare l'area se veramente è stata chiusa con, con Catene. Adesso ne ho già parlato con la Chiara Cantini e settimana prossima andremo sul posto, manderemo i vigili a controllare se questa strada a cui risulta che dovrebbe essere aperta è stata chiusa. Questo a me non, non lo sapevo. ecco. Sì, ringrazio per l'esposizione della dichiarazione della Chiara Cantini. Eh, qui ci sono diverse cose che comunque che non tornano. Come potete vedere nella mia interpellanza non avevo fatto il nome della, dei proprietari dell'azienda agricola perché mh, li volevo tenere fuori e dalla questione. Ehm, anzi il plauso a chi ha ristrutturato Borgo Maillo che, per l'ottimo lavoro svolto, per il recupero. Di questa architettura uh, rurale tipica della montagna, quindi nessuna question sulla questione dei Borgo è sicura, Però, che la, è sicuro che la gestione di tutta la vicenda, dal 2006 o 2007, come dite voi, sino al 2020, è perlomeno strana. 14 anni arrivare a Rogito. Ma non solo, io ho detto chiaramente: ancora stamattina mi è stato segnalato che la strada è chiusa da una catena, è chiusa. Quindi il primo tratto non si può percorrere. Il tratto successivo, dato in permuta, è stato arato. Lei, insomma, non è che viviamo in città, sappiamo benissimo che una rattura di un campo vuol dire che non c'è la strada. Non c'è. Non c'è. E non si può percorrere. Questo, mm? come hai detto, anche oggi lo verificheremo, e... poi daremo una risposta. Sì, io ringrazio i cittadini che mi segnalano, però sarebbe opportuno che chi ha seguito la vicenda, siccome a sua volta aveva già ricevuto delle segnalazioni, reagisse prontamente, non che, e ripeto questa non è una critica all'amministrazione perché l'amministrazione dà l'indirizzo, poi eh, queste questioni tecniche vengono eh, implementate dai tecnici. Siccome non è la prima volta che la Chiara Cantini mi racconta delle cose un po' così strane, come era già successo col Guardrei Salva Motociclisti, c'era un'ordinanza precisa in quel caso per applicarlo, e la Cantini mi ha dichiarato su un documento pubblico che non è mai stato fatto nessun nuovo guardrail da allora, quando la mozione approvata all'unanimità era vincolante, io l'avevo già avvisata che ci potevano essere dei problemi se quanto lei dichiarava non corrispondeva alla realtà, per non dire altro. Stiamo al merito. In questo caso, ripeto, ringrazio, però vedo che i problemi ci sono e sono problemi di mancato controllo. Quindi grazie per l'esposizione parlare e, 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 e spiegare bene alla al, al Chiara Cantini, l'ingegnere, che magari non si fa così, sarebbe opportuno a mio avviso. Comunque ringrazio per ora. In attesa di, di, di aggiornamenti sulla situazione. Sì. Eh, mozione dei gruppi consigliari che sono liberi, Movimento 5 Stelle, blog delle stelle Rimozione dal lato del secondo piano del palazzo comunale della foto dell'ex sindaco di Castelnuovo Monti, Celio Rabotti. Prego. Sì, la ringrazio. Uh, siamo già partiti male perché il titolo non è questo: non è stato ex sindaco, è stato podestà. E, e, e la, il titolo era ben preciso sulla PEC: si chiedeva la rimozione per indegnità, si richiedeva la, la rimozione del ritratto fotografico. Dell'ex podestà Celio Rabotti per indegnità e poi veniva spiegato la motivazione. Questa è la seconda volta che presento la mozione. La prima volta l'abbiamo presentata, sempre i due gruppi, io, il, gruppo, il mio consigliere e il capogruppo dei 5 Stelle, a marzo dell'anno scorso. Durante la discussione della mozione c'era stato proposto dalla maggioranza, anche mi sembra per bocca del vice sindaco, allora che era intervenuto sulla questione. C'era stato proposto di ritirarla promettendoci una ricerca storica, un approfondimento che noi chiedevamo su questa figura controversa e che sarebbe stato svolto, chiuso a ottobre-novembre eh, da Istoreico e con l'intervento delle, se non sbaglio poi mi correggerà, con l'intervento degli studenti superiori in modo da essere pronti per la giornata della memoria che come tutti gli anni cade il 27 di gennaio. Eh, si chiama Giornata della Memoria, è istituita con una legge dello Stato e si ricorda in particolare eh, la Shoah, cioè l'Olocausto, la persecuzione e l'Olocausto degli ebrei. Eh, tutti gli anni ci sono delle manifestazioni e tutti gli anni si va anche eh, a commemorare queste famose pietre d'inciampo che ricordano le dieci persone che poi menziono in questa mozione. Adesso la leggo velocemente, poi dopo ne possiamo discutere. Mozione, il consiglio comunale di Castelnuovo e Monti nel condannare fermamente l'appartenenza ad associazioni segrete, legge 25 gennaio 1982, numero 17, rimuove dall'atrio del secondo piano del palazzo comunale la foto dell'ex podestà di Castelnuovo Monti, Celio Rabotti. Nella sì. tua mozione c'è c'è un, un, sì, sì, un errore, però non, non nel titolo, c'è un errore qua, sì, giustamente per la sua appartenenza alla loggia massonica Virtus, loggia definita segreta dalla commissione parlamentare d'indagine di sulla loggia P2, per la sua posizione attiva nel promulgare le famigerate leggi razziali come parlamentare del Regno e poi allo scioglimento forzato dello stesso come membro della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ad iniziare dal reggio decreto del 5 settembre 38 numero 1390. Convertito nella legge 5 gennaio 1939, numero 26 a seguire. Credo che siano circa 8 o 9 le, 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 le leggi razziali che eh, portarono alla discriminazione e alla persecuzione degli ebrei in Italia. E per ultimo per la complicità nell'assassinio di 10 cittadini reggiani inermi. Premesso che il 17 febbraio del 1981, durante una perquisizione ordinata dalla Procura della Repubblica, venne rinvenuto in Castiglion, Fibocchi, Arezzo, presso una fabbrica di proprietà del criminale Licio Gelli, una lista di 963 nomi di persone affiliate a detta loggia, denominata Propaganda 2, considerato che il nome di Celio Rabotti, anche qui c'è un errore, comunque, podestà di Castelnuovo Nemonti, deputato del Regno e successivamente eletto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e infine per due volte podestà di Reggio Emilia, sino al marzo del 1945, Risulta iscritto nell'elenco degli affiliati di una successiva lista di aderenti a loggia massonica segreta, Virtus di Bologna, in riferimento all'articolo a firma Gabriele Franzini, Telereggio, 30 dicembre 2006. Ecco, su questo punto si era creato l'equivoco perché Wikipedia, che è l'enciclopedia che tutti consultiamo su internet, aveva equivocato e l'aveva messo fra gli aderenti alla loggia P2. In un primo... E poi, grazie anche al mio intervento e all'intervento di Franzini, che abbiamo appunto visto che c'era questo errore, è stato corretto. Rimane il fatto che è sempre stato sottoposto a indagini della Commissione P2 ed è stato trovato in una loggia segreta. Eh, non sto a dilungarmi su cosa significa loggia segreta, che non è esattamente l'iscrizione a un circolo di Bridge. Le logge massoniche segrete in Italia sono intervenute in tantissimi fatti gravissimi della nostra vita repubblicana. La P2 ha tentato con un progetto molto ben strutturato di eh, ribaltare l'ordine democratico in Italia e anche altre logge si sono, si sono espresse eh, più che negli affari in interventi politici anche efferati, sono coinvolte anche in attentati ed altre cose. Quindi questo signore nel dopoguerra era iscritto a una loggia segreta che tramava contro lo Stato. Quindi si chiede al Consiglio Comunale di verificare se quanto affermato dalle fonti giornalistiche storiche indicate sia vero anche tramite opportuno approfondimento, tramite ricercatori locali, data la notorietà e il ruolo ricoperto da Rabotti nelle istituzioni statali del Regno d'Italia, a partire dagli anni 20 del secolo XX. Verificare inoltre la sua posizione attiva nel promulgare le famiglie leggi razziali, e qui risulta che le ha votate tutte quante, ad iniziare dal Reggio Decreto, eccetera, convertito. E in seguito la sua risolutezza nell'organizzare la confisca dei beni di dieci cittadini reggiani di etnia ebrea. E su questo esiste una sua ordinanza, firmata da lui, e parliamo del novembre-dicembre del 1943. E al successivo internamento, deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz, da cui conseguì morte immediata all'arrivo, nelle Camere a Gas, il giorno 26 febbraio 1944. Se i fatti menzionati sopra fossero riscontrati come reali, ovvero l'affiliazione alla loggia massonica segreta, e qui ripeto gli argomenti, denominata virtus già dell'obbedienza massonica di Piazza del Gesù, affiliazione contraria all'articolo 18, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 2. l'approvazione prima come membro del Parlamento e poi della Camera dei Fasci e delle Corporazioni delle infami leggi razziali, 1938-39. Punto tre, la complicità nell'assassinio di dieci cittadini italiani di religione ebraica, residenti in Reggio Emilia e Provincia. Questi i loro nomi. Ada, Bice, Olga Corinaldi, Lucia Finzi, Lina Iacchia Immelli, Benedetto Melli. Beatrice Ravà Rietti, Ilma Rietti, Iole Rietti e Oreste Sinigaglia. Ad Auschwitz furono tutti uccisi nelle camere a gas e inceneriti nei formi crematori il giorno stesso dell'arrivo, 26 febbraio 1944. Arrivarono ad Auschwitz con lo stesso treno del, 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 del famoso eh, scrittore di Cristo si è fermato a Deboli, scusate, di Primo Levi. Primo Levi che racconta come furono trasportati nelle... nelle no scusate, non è stato fatto un lapsus. Quindi Primo Leve racconta, è su questo treno con, con i nostri concittadini, racconta come furono trasportati nei carri bestiame, senza mangiare, senza bere, eh, fin, piombati fino ad Auschwitz. C'è un episodio che quando scendono dal treno vengono selezionati i più anziani per le camere a gas. Ilma e Iole, che sono le figlie di Beatrice, sono giovani e vengono risparmiate. Si rifiutano di abbandonare la madre anziana e la seguono, coscienti di quello che lo loro cadrà, nelle camere a gas. L'amministrazione, con cerimonia pubblica e alla presenza del sindaco Enrico Bini, della giunta e di tutti i consiglieri, provvederà all'immediata rimozione della fotografia di Celio Rabotti per indegnità dalla sala antistante l'aula del Consiglio. Ove sono affissi i ritratti dei sindaci, dei podestà e dei commissari prefettizi che hanno governato il comune di Castelone Monti per 160 anni, dall'unità d'Italia ad oggi, lasciando nello spazio vuoto solo il nome e le motivazioni della rimozione. La, la motivazione sarà: si rimuove il ritratto fotografico dell'ex podestà Celio Rabotti perché ha affiliato alla loggia massonica segreta Virtus di Bologna, perché come parlamentare membro della Camera dei Fasci e delle Corporazioni approvò le leggi razziali. 1938-39 infine perché come commissario prefettizio di Reggio Emilia emise ordinanza per il sequestro dei beni e favorì l'arresto, l'internamento e la successiva morte nelle camere a gas del campo di sterminio di Auschwitz di questi dieci cittadini italiani di origine ebraica e qui ripeto i nomi e mi sembra doveroso ripeterli Ada, Olga e Bice Corinaldi Benedetto Melli Lina Iacchia Oreste Sinigalia, Beatrice Ravà, Iole e Il Marietti e Lucia Finzi. A perenne ricordo di questi innocenti uccisi dalla folle ferocia dei regimi nazista e fascista. Fiduciosi nell'accoglimento di questa mozione, ne chiediamo la discussione e la votazione in aula. I firmatari sono io come capogruppo del, di Castelnuovo Libera, Alessandro Raniero Davoli, Paolo Pigoni, consigliere comunale gruppo Castelnuovo Libera. Luca Maioli, consigliere comunale, capogruppo M5 Movimento 5 Stelle. Bene, do la parola al vice sindaco. Grazie. Cercherò di essere molto sintetico e spero anche lineare perché il testo di questa mozione è abbastanza divagante. Si va dalle logge massoniche, dagli ciogelli, alle leggi razziali, alla deportazione, al fascismo, all'indegnità. Insomma, diventa molto difficile, credo, orientarsi. Carlo Levi non è Primo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, è un'altra cosa. Eh, ma sai. Il mio mestiere è fare il professore. Guarda, hai parlato tu, adesso parlo io. Perché per ma, cortesia. No, no, non voglio che sia svilita per un lapsus durante l'esposizione. Per, per cortesia. Favor, eh. Non per cominciare. Cortesia. Una puntualizzazione perché hai, hai, hai detto una cosa che. L'ho precisato subito. Va bene. Io non ti ho interrotto. Io non ti ho interrotto. Ho cercato in questi giorni di rispondere alle tue legittime richieste. Ho parlato a lungo con giornalisti che sono stati interpellati da te, sono usciti diversi articoli. Mi dispiace che in alcuni di questi articoli si sia anche un po' mal interpretato quello che è stata la conversazione che io ho avuto con questi giornalisti. Ho fatto diversi passaggi anche con Istoreco, l'ultima riunione l'ho fatta venerdì scorso e per essere sintetici o lineari, credo che questa mozione non può essere accolta, semplicemente perché la storia ha già espresso la sua sentenza. È indubbio che ci sia stato il fascismo, che ci sia stato Castelnuovo Monti, che quando c'era il fascismo i sindaci erano dei, potestà, erano dei podestà, che chi era deputato nel 1938 non aveva alternativa, votava le leggi razziali perché si votava tutto quello che l'unico partito al potere stabiliva che si dovesse votare. Quindi non c'è nessuno che ha votato contro le leggi razziali. E questo è un dato storico. È indubbio anche che Celio Rabotti sia stata una figura di spicco del fascismo prima a Castelnuovo Monti e poi a, eh, a Reggio Emilia. Possiamo definirlo come ha detto nella riunione che ho avuto venerdì scorso Mattias Durchfeldt di Istoreco che da sempre da quando almeno io sono amministratore a Castelnuovo Monti propone, conduce, stimola le ricerche che il comune condivide con le scuole, può essere rubricato come un criminale da scrivania. Il più celebre di tutti, forse, ce lo ricordiamo perché è Adolf Eichmann. Certamente definirlo un assassino, complice di assassini, lo stesso eh, storico di Storeco dice beh, gli storici fanno un altro mestiere, gli storici non... Non attestano delle colpe, ma parlano più che altro di responsabilità davanti alla storia, davanti al Tribunale della Storia. La galleria che è antistante, questo, questa sala del Consiglio, non è un monumento celebrativo, è una piccola ricerca storica. E io voglio ringraziare chi ha fatto questa ricerca storica, e, eh, che tra l'altro continua a in un qualche modo anche a, a operare all'interno di quelli che sono i percorsi possibili di storia locale. E queste persone che hanno, secondo me lodevolmente, fatto questa ricerca e non sono neanche riusciti, proprio per dei limiti che ha la ricerca storica, a recuperare tutte le immagini, non credo che, siano non credo che si possano definire complici di un assassino, così come... È successo a qualcuno di loro che ha ricevuto certi messaggi forse con un tono, un filino sopra le righe. Ripeto, la galleria dei sindaci Podestà, dall'Unità d'Italia oggi, non è un monumento, non ha intenti celebrativi, è una ricerca storica. E qui mi richiamo al concetto di ricerca storica. Qui si chiede di fare una cosa che presuppone che se si fa una ricerca storica sia già chiaro l'esito. Cioè, tiriamo via la foto per questo questo motivo. Il problema è che le ricerche storiche funzionano in un modo un filino diverso. Hanno uno spunto iniziale e non si sa. Per definizione, una ricerca dove vadano a finire. Ci possono anche essere dei risultati differenti. La realtà può avere anche delle sfumature di grigio. A me piacerebbe poter avere questa ferrea concezione manichea che tu dimostri in molti tuoi interventi, che è credo assolutamente legittima. Io non ce l'ho e non penso di avere la verità su tante cose. Certamente credo che la storia si sia già espressa rispetto all'operato di Celio Rabotti, quello che ti ho detto quando tu ti sei giustamente anche meravigliato, lamentato del fatto che non ci fosse una ricerca e quindi un, un, un momento di studio di questa figura per le celebrazioni di quest'anno della, della giornata della memoria. Io ti ho detto con grande serenità. Che non abbiamo accantonato l'idea, abbiamo proposto questa cosa, le scuole ci hanno chiesto, per ragioni dovute alla pandemia e ad altre scelte che autonomamente le scuole fanno, di aspettare di non dedicare questo studio in questo anno scolastico. Cosa confermata anche da Mattias Durkfeld perché lui stesso dice non ha senso fare una ricerca. Su una figura ha senso fare una ricerca su un periodo storico, in questo caso il fascismo a Castelnuovo, ed è chiaro che se si studia e si studierà il fascismo a Castelnuovo Monti sarà inevitabile studiare da tutti i punti di vista, quindi dagli atti amministrativi, alle ordinanze, alle scelte politiche, eh, la figura di Celio Rabotti. Questa è una cosa che abbiamo deciso nella riunione di venerdì cioè di proporre di nuovo alla scuola, alle scuole, in particolare all'Istituto Cattaneo, che avevo già coinvolto in una possibile ricerca, per il prossimo anno scolastico. Quindi, se la scuola, come mi auguro che sia, accetterà questo percorso, noi faremo questo percorso di studio. Ma non credo che l'esito di questo percorso di studio sia eliminare un pezzo di storia, eliminare un volto, scrivendo quelle cose che tu chiedi di scrivere sulla mozione. Perché la storia ha delle altre regole, la storia non è politica. Io ricordo forse uno dei più grandi storici ucciso dai nazisti, era Mark Bloch, che scrive l'Apologia della storia, un mestiere di storico, e dice uno dei più grandi mali della storia, della storiografia, è farsi tentare dalla polemica. No? Polemos in greco è la personificazione della guerra, è uno degli epiteti di Ares. E c'è un pensatore che definisce che Polemos cioè il conflitto, cioè lo scontro, sia il padre di tutte le cose. È un frammento di Eraclito. Però Eraclito in questo frammento, anzi in un altro frammento, assieme a Polemos, dice che Polemos, come tutti gli opposti, ha anche la sua altra parte, il suo complemento. Ed è interessante qual è la parola che usa Eraclito. Logos, cioè discorso, parola è ciò che tiene insieme le persone, la parola. Io credo che è giusto far sapere a un pubblico più vasto possibile a partire dagli studenti tutte le cose belle, brutte, terribili, nefaste che ha fatto Celio Rabotti, ma ripeto, l'intento di quella galleria fotografica non è celebrativo, se andassimo in questa direzione, dovremmo probabilmente fare un'analisi di tipo moralistico o di valore su tutte le persone che compaiono in quella eh, eh, galleria e per una questione, diciamo, di par condicio un po' eccessiva, eh, dovremmo probabilmente eh, fare tutta una serie rimuovere un sacco di altre immagini. Allora, io credo che si possa, come dire, chiudere la parte della polemica e ritornare a una dimensione di logica e di discorso. Eh, io continuerò a lavorare come assessore alla cultura, così come tutti i miei colleghi consiglieri che si occupano di queste tematiche, dalla scuola alle politiche giovanili. Con le scuole su questi temi che riguardano la memoria, la posizione della maggioranza è di... Eh, Votare contro questa mozione e non ho nient'altro da dire. Grazie, grazie. Io aprirei il dibattito e poi, dopo, magari do la parola a te perché la mozione prevede questo. Quindi chiedo ai gruppi se qualcuno vuole intervenire dopo l'intervento. Caselli, io, questa mozione, sinceramente, non è che la capisca molto. Ad ogni modo, eh, ho apprezzato quello che ha detto il vice sindaco, così come ho apprezzato anche quello che ha scritto Ranadia Vassallo sul giornale recentemente e devo dire che il nostro gruppo, dopo averne parlato in una riunione, eh, ha deciso di votare contro questa mozione perché assolutissimamente non la condividiamo. Eh, anche i nostri capi della Lega Reggio si sono dissociati perché hanno scritto sul giornale che prendono le distanze. E quindi questa mozione hanno testuali parole: detto che è una cosa eh, personale, ma non condivisa dalla Lega. E pertanto ulteriore conferma che noi facciamo bene a comportarci in questo modo, riteniamo che ci siano ben altri problemi prioritari rispetto a questi fatti che andiamo a rimangare a 80 anni di distanza. E anche proprio come dicevi anche tu Ferrari, è soggetti a varie interpretazioni. Non è che poi la storia eh, sia così semplice scriverla o riscriverla. La Lega provinciale ha dichiarato, eh, proprio scritto sui giornali, che eh, queste eh, cose sinceramente interessano poco, interessano più le varie tematiche tipo quelle che in questi giorni eh, dobbiamo eh, scontrarci con queste altre logiche tipo... E le bollette energia, uscite dall'emergenza Covid, lavoro, fonti, PNRR, taglio della burocrazia, tutte queste cose che Melato ha specificato bene sul giornale. Poi, in merito alla veridicità delle accuse all'el Podestà a Botti, io non sono certamente all'altezza per andare a, a esprimermi. Eh, io posso solo prendere atto di quello che scrivono certi studiosi, eh, ad esempio eh, il cavaliere Valdo Casali, tra l'altro esponente di Fratelli d'Italia, che ha detto la sua ed ha parlato molto chiaro perché ha detto di non aver trovato documentazione attestante quanto attribuito in negativo a Rabotti. Anzi, è comparsa una testimonianza in merito al concorso per ricordare Margherita Valli, con la quale la professoressa di Lingua e Letteratura Tedesca diceva Ho accettato l'invito del professor Ugo Bellocchi a scrivere queste righe per ricordare la figura di un grande reggiano. Pensa a te la diversità di interpretazioni. Allora podestà Celio Rabotti, il quale in questi tempi difficili, sia nella sua qualità di podestà di Reggio che ispettore della montagna, non si era mai risparmiato per il bene dei suoi concittadini. Aveva sempre qualcuno da aiutare, ha sempre svolto il suo lavoro con grande rettitudine. Bene. In un articolo di Luca Todolini del 18 marzo 2021, si dichiarava che il primo maggio 1945 Rabotti passeggiava tranquillamente in centro con il figlio e Sergio Rivi, altro personaggio famoso, impegnato nella politica e nella resistenza, dal palco in piazza Cavour lo invitò a sedere tra i membri del CNR. Lo stesso giorno furono uccisi 18 reggiani. Se Rabotti fosse stato come si vuole dipingere con questa mozione, Sicuramente avrebbe fatto la stessa fine, perché non lo chiamavano mica sedere in mezzo a quelli del CNR, questo no. Quando con ammirabile lavoro l'assessore Bertoncini è riuscito, è riuscito a recuperare tutte le fotografie della Galleria, che per me è stato un bel lavoro poi. Ne, eh, non si intendeva dare un voto all'operato di tutti questi sindaci o podestà, giustamente come, come hai detto tu, ma solo contribuire come fatto culturale e storico. Togliendo la foto di Robotti non si cancella il periodo nel quale è stato podestà. Come dicevi sempre tu che mi hai anticipato, ci, ci sono tanti sindaci lì. E sicuramente qualcuno ha ricevuto tantissime critiche, cosa dobbiamo fare allora? Come, come detto prima? Togliere le foto perché quello è simpatico uno di sinistra o uno di destra perché uno ha fatto una cosa che non andava bene? La fotografia è lì solo per dire che quello in quel periodo è stato sindaco podestà, senza dare una pagella o dare buono, cattivo, meno, più, queste sono cose che non hanno senso. Comunque, tornando e concludendo, noi riteniamo che ci siano delle cose molto più importanti che queste che, queste che andiamo a tirar fuori eh, sono battaglie ideologiche che io proprio non ne condivido. Grazie. Altri, alla fine, dai, sentiamo tutti i gruppi e poi dopo chiudi. Eh, eh, Nadia Vassallo. Un brevissimo intervento, quello che avevamo. Che dove volevo dire io, l'avete già ampiamente detto sia il vice sindaco Ferrari che, che Caselli. Io vorrei soltanto aggiungere due parole: Ben vengano successivi studi che possano aggiungere o modificare la storia locale di quell'epoca. Ma da parte nostra raccomandiamo una particolare attenzione: evitiamo di riaprire piaghe sanguinarie per perpetrare divisioni o processi personali. La memoria non serve a perpetrare lo scontro del passato. Bensì edificare coscienze e valori di libertà nelle nuove generazioni affinché sappiano riconoscere i pericoli che sempre possono riemergere di un nuovo fascismo, col suo strascico di intolleranza, di sopraffazione e di servitù, che può nascere in punta di piedi facendosi chiamare con altri nomi, come scrisse appunto Primo Levi. Anche noi votiamo contro questa, mo questa mozione. Anche noi eh, intendiamo questa carellata di foto di sindaci, potestà o eh, commissari prefettizi come soltanto una testimonianza di chi ha amministrato, poi è proprio la storia che dovrà dire se l'hanno fatto bene o l'hanno fatto male. L'indegnità di cui parla. La mozione è un'indegnità che non sta a noi in questo caso eh, stabilire, anche perché se così fosse non possiamo mettere la mano sul fuoco su nessuno di quelle persone che sono lì appesi così come non la possiamo mettere neanche su, noi, su di noi. E Quindi il nostro voto è un voto contrario. C'è qualcun altro? Eh, Alessandro? Sì, vorrei partire da quello che ha detto il vice-sindaco Ferrari sempre molto mh, preparato sull'aspetto culturale, ma gli sfugge una cosa. Primo, che un uomo vale quanto la sua parola. E mi dispiace dirlo, a marzo lei aveva dato la sua parola, per conto della maggioranza, che si sarebbe fatto quanto avevamo chiesto, cioè una verifica storica, attenta per verificare se quello che era stato scritto, che già risulta da documenti pubblicati eh, proprio da Istoreco, fosse stato vero. La sua parola non l'ha mantenuta. Siamo arrivati alla giornata della memoria del 27 di gennaio e lei ha tirato fuori queste scuse, ma erano impegnati, avevano altro da fare. Se non lo poteva fare Istoreco abbiamo degli ottimi storici locali, abbiamo un professor Giovannelli, per esempio, Giuseppe o, o altri che possono fare questa ricerca. Ma lei stesso, in pochissimo tempo, se va su internet, trova dei documenti di Istoreco su questo signore, che non hanno cancellato tuttora, e che riguardano atti che lui ha firmato come commissario prefettizio la massima autorità sul territorio massima autorità non temperata da nessuno, era un'autorità monocratica, non aveva nemmeno un consiglio che poteva bloccarlo. E questo signore a ottobre-novembre ha firmato l'ordinanza per il sequestro, anzi prima per l'obbligo di denuncia di tutti i beni immobili e immobili per quanto che riguardava i cittadini ebrei residenti in Reggiano, con particolare riferimento, scrive, ad opere d'arte, gioielli, beni preziosi. Man mano che i pochi ebrei che non sono fuggiti, in genere donne o persone anziane che pensavano di essere in qualche misura immuni, mentre i giovani erano fuggiti, presentano questo elenco in prefettura, vengono arrestati. Altri verranno arrestati a casa. C'è l'episodio della Finzi, per esempio, che... È, è stata avvisata dal maresciallo dei carabinieri di non presentarsi, di scappare. E lei invece va in caserma e dice ma perché devo scappare? Io non ho fatto niente. Purtroppo quando va in caserma c'è il comandante della milizia fascista che la fa arrestare immediatamente e finirà ad Auschwitz. Questo per quanto riguarda tutte le belle parole che lei ha detto. Ripeto, lei non ha mantenuto un impegno politico per conto della maggioranza e questo è molto squalificante. Poi vengo a quello che ha detto il consigliere Caselli, che fa riferimento al comunicato del, del referente per la montagna della Lega, eh, Gianluca Iori. Quando ho letto il comunicato, perché tutti abbiamo la rassegna stampa, l'ho interpellato e lui mi scrive, ho qua il messaggio, alle 10.41 del mattino mi scrive, guarda che quel comunicato non l'ho scritto io, non so come sia arrivato sul giornale. E la cosa di, comincia a diventare un po' kafkiana, perché anche i miei interventi, che vengono presi in parte da Facebook, vengono completamente alterati. Vengono virgolettate frasi che io non ho mai scritto e non ho mai detto, quando mi rivolgo a Settimo Baisi si chiude Riccio e non mi risponde più. Un altro giornalista eh, mi, mi chiede e gli espongo tutto il caso. Mi dice che l'articolo sicuramente uscirà domenica, poi lunedì, poi martedì, il giorno stesso in cui ne discute. Stamattina. E oggi mi dice: Ma sai, la cronaca nera è, è avuto un crollo al Monte dei Gessi di Vezzano e non siamo potuti intervenire. Tutto assieme, comprese le telefonate che vi avevo già comunicato, che ho ricevuto da, da noti massoni che vivono a Castelmuono Monti, con minacce velate, mi fanno pensare che stranamente questo personaggio sia tutelato in tutti i modi, anche iperbolici. Tornando a quanto ha detto Caselli, dove mi si riporta la testimonianza di Valdo Casali, che conosco e sono anche amico, mi dice che c'è questa signora che dice che era una brava persona. Ma chi è questa signora? Questa signora è l'interprete che le SS di stanza Reggio, pagano per tradurre, pagano. che pagavano, pagano riferito al periodo, che pagano, che hanno pagato, quindi lavorava per i tedeschi, per la Wehrmacht e per la SS. E a Reggio Emilia avevamo reparti di una divisione corazzata che si chiamava Standarten SS Adolf Hitler. E cosa dice questa signora, pagata dai tedeschi, che assiste agli interrogatori dei partigiani torturati? Dice ma no. È una brava persona, andava a lavorare anche con la febbre, si dava da fare, faceva arrivare la tessera onoraria uno all'altro. Io vi chiedo onestamente se una testimonianza di questo tipo sia attendibile. Io credo che se avessero chiesto a questa signora, ma lei cosa ne pensa di Adolf Hitler? Oh, dice, è un vegetariano, non è un sanguinario perché è un vegetariano, poi ama i cani, c'è un... Pastore tedesco lo carezza spesso, accarezza i bambini, è una brava persona. Io scommetto che avrebbe detto la stessa cosa di Adolf Hitler, e questa è la testimonianza che mi si porta dicendo che è una brava persona. I dieci morti non possono più testimoniare, la loro voce è silente per sempre, sono nel vento. Abbiamo il figlio che, che sopravvive della coppia Melli, vent'anni, Giorgio, scappa. Ritorna dopo un anno, nel 1946, viene a sapere cosa è successo ai suoi genitori che sono stati presi e uccisi ad Auschwitz. E questo ragazzo di vent'anni impazzisce. Viv vivrà ancora 30 anni nei manicomi italiani perché non si riavrà mai più. Io non attacco questo signore perché era una camicia nera. Ne abbiamo altri, non ho detto niente. Abbiamo avuto anche dei, dei sindaci partigiani che hanno combattuto, ma c'era un, una guerra civile, non imputo a loro che hanno combattuto. Questo fascista della prima ora, maggiore dell'esercito, partecipò insieme a, 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 al nostro grande poeta D'Annunzio alla presa di fiume, quindi uno dei legionari, presa che fu anche sanguinosa. Poi diventa eh, podestà di Castellone Monti per 12 anni, non sindaco, podestà. Poi fa il salto di qualità, non termina il terzo mandato perché viene eletto eh, deputato nel Parlamento fascistissimo, perché erano eletti solo i fascisti. E vota convintamente le leggi razziali. Le vota. Ti chiedo i tempi. Poi diventa, e chiudo, diventa podestà di Reggio Emilia. No, C'è il colpo di Stato del 25 luglio. Del 43, per tre mesi non è più lui, poi c'è la Repubblica Sociale. Viene immediatamente nominato direttamente dal, dal ministro degli interni, Buffarini Guidi, che, che si chiamasse, proprio per la sua fedeltà al regime. Viene nominato commissario prefettizio e si distingue subito per i cosiddetti atti di bontà. Impone agli ebrei di segnalare tutti i loro beni perché poi glieli confiscano e li arresta. E autorità unica sulla piazza più importante decide che vengono arrestati, portati a fossoli e di lì ad Auschwitz. Poi c'è questo episodio, sì, del maggio, quando viene chiamato, molto strano. Io eh, ho avuto informazioni su quel signore che lo chiama, però a questo punto direi che la filiazione massonica ha giocato. A lui non succede nulla, al suo successore, che c'è stato solo 20 giorni, viene, Miselli, si chiama, viene arrestato, portato in carcere minacciato, eccetera, fino a quando poi verrà rilasciato. Questo signore invece, Ceglio Rabotti, il nostro concittadino, non farà un giorno di galera. Poi cosa succede? Lascia Reggio Emilia, va a Brescia, e parliamo del primo dopoguerra in cui tutti erano poveri, e improvvisamente si trova ad avere degli, dei grandissimi fondi e cosa fa? Fa partire quella che diventerà la Cipzo, che molti conoscono più grosso allevamento italiano che fornirà pulcini a tutti gli allevamenti italiani. Diventa talmente grande negli anni, settore avicolo, cereali, settore suinicolo e settore bovino, che verrà venduta, credo, negli anni Ottanta a una multinazionale americana. Sono stato, e lo dico derelato e spero che non sia vero, ma mi viene detto da un esponente della sinistra locale che ha lavorato nel settore, che qui si conosce bene cosa ha fatto Rabotti da parte di chi lo conosceva veramente bene e tutti sanno perché aveva questi fondi. E questa è un'altra domanda che vi dovreste fare dopo il sequestro dei beni alle famiglie ebree. Queste famiglie non possono più protestare o testimoniare, sono tutti morti. Dopo ci sono dei segreti anche inconfessabili, che non si possono riportare qua perché sono stati detti in Camera Caritatis, ma ci sono stati degli accordi, anche finanziari, con alcuni esponenti della resistenza e sarebbe bene, sarebbe bene, che queste cose uscissero, perché questa non è la storia astratta dei libri. Abbiamo un uomo a Castelnuovo nei Monti che si è reso complice dell'assassinio, prima della persecuzione e poi dell'assassinio di queste persone. E voi volete far finta di niente? Raniero. Andate a commemorare le pietre d'inciampo di queste persone che sono state uccise e vi dimenticate sembra, che quello è un assassino. Che è che ti fermi. Io mi vergogno per voi. Perfetto. Comunque Perfetto. la coscienza non ve la posso dare, fate come volete. Io la, questa mozione, questa volta non la ritiro ovviamente, e voglio vedervi in faccia quando voterete contro. Nessun Grazie. problema, nessun problema, ci vedrai in faccia perché lo facciamo. Noi questa sera non stiamo riabilitando Ceglio Rabotti né facendo un percorso che lo, lo facciamo santo. Abbiamo detto che facciamo un percorso di storia, di, di, di ricerca per poi trarre le conclusioni. Le cose che hai detto te sono cose gravi, vanno verificate, vanno raccontate, vanno, vanno viste nel modo giusto. Fermati fermati, la nostra, fermati, fermati, io non ti ho interrotto. Non ti ho interrotto, mi lasci finire perché dopo metti in approvazione subito. Quindi l'impegno che avevamo preso non l'abbiamo potuto mantenere. Non per scuse, perché le scuole, se non sai, sono passate in un percorso abbastanza complicato che non sapevano andare alla riapertura, il Covid e quant'altro, e quindi i ritardi sono dovuti da questi fattori, e non da altro. Per favore, per favore, per favore. Sì, no, noi facciamo la nostra proposta e tu fai la tua. Tu, noi, da Voli, eh, tu, eh, guarda il tuo gioco lo conosco bene. Tu mi, mi parli addosso per farmi arrabbiare, io non mi arrabbio, sono tranquillo. No, io non mi vergogno. Non mi vergogno e, e queste parole le usi per te e basta. No, scusate, scusate. Quindi noi manteniamo l'impegno di, di fare la ricerca, alla fine della ricerca trarremo le conclusioni, ma di storie che hai raccontato te, gravissime, ne abbiamo tantissime nel nostro paese perché appartiene a un periodo storico ben preciso, c'era la dittatura, c'era il fascismo, c'era la guerra, c'era tutto, quindi teniamoli dentro senza fare queste sceneggiate che fanno, fanno, fanno bene. No, 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 assolutamente. Parlo in generale. Allora, noi abbiamo, ci siamo presi l'impegno e ci arriviamo in fondo. Ha ripreso con l'istoreco, ha ripreso con la scuola questo percorso. Vogliamo concluderlo perché è giusto, pur magari tenendolo lì perché quella è una galleria che, comunque, porta quello che. cioè, non voglio ripetere le cose che ha detto Emanuele, però, insomma, su queste robe qua non tirarla la roba perché è sbagliato, non è corretto, non è onesto. Per tirarla in questo modo prendendo come se noi fossimo i criminali, non siamo criminali, noi abbiamo detto c'è un periodo storico, vogliamo analizzarlo. Alla fine di questo siamo in ritardo di un anno, non succede niente. Appena è finito, noi ritorneremo a parlarne quindi io mi fermo qua e metto in approvazione la tua mozione. Quindi chiedo al Consiglio di mettere in approvazione questo e poi dopo per, ne riparleremo. Perdonami, solo una cosa, forse c'è qualcun altro, anche non so, siccome non l'ho firmata solo, io se qualcun altro. No, no, è finita. Qua avevo chiesto prima, ho dato la parola i gruppi, ognuno ha parlato, te sei quello che la espone, quindi ci fermiamo qua, non è che possiamo replicare. Purtroppo il regolamento è questo. Sì, ma ho chiesto alla fine, ho detto se c'era qualcuno, non ha chiesto nessun altro, ho dato la replica a te ho dato la replica a te che hai rifatto l'introduzione, l'hai rifatta ancora calcandoci anche in modo scorretto perché come l'hai raccontata dopo è scorretto perché vuoi far passare queste persone che sono qua, che stanno cercando di fare i consiglieri comunali, gli hai dato una, una cosa addosso che non è, non, è quella, non è il nostro motivo perché sai benissimo da che storia veniamo cosa pensiamo di quel periodo storico che è il fascismo, quindi fermati lì, adesso io metto in approvazione poi quando sarà il momento risponderemo a queste tue provocazioni perché non accetto come l'hai conclusa questa storia qua, che non ci sta, non ci appartiene, a me non appartiene questa storia qua, capito? Quindi però vogliamo capire bene cosa ha fatto lui, cosa ha significato e qual era il periodo storico in cui, di cui parliamo. Io metto in approvazione, quindi chiedo eh, eh, di, eh, chi è d'accordo sulla, sulla mozione presentata dal, dal gruppo consigliare. Eh, eh, non mi ricordo neanche come si chiama gruppo. Questo nuovo il gruppo. Castelnuovo Libero, Movimento 5 Stelle. Chi è d'accordo? Tenete sulla mano. Tre. Contrari? E non mi vergogno, eh? Nemmeno io. Astenuti? Tutti gli altri. Nessuno astenuto o contrario, quindi respinta la mozione. Grazie, però ti chiedo la prossima volta di esprimerti in un altro modo perché io non ho nulla da vergognarmi qua dentro. Siamo su due posizioni opposte, quindi non ti preoccupare. E, e, me ne, e sono ben contento di essere su due posizioni opposte. Io. Allora, punto 5. Surroga del, del rappresentante di questo comune del Consiglio di Unione Montana e del Comune del Pinino Regionale e Enrico Bini, Io ho presentato nel 7 febbraio le dimissioni dal, dal Consiglio dell'Unione montana per problemi personali di lavoro. Quindi eh, ho rassegnato le dimissioni e oggi, oggi nominiamo chi mi sostituirà nel Consiglio dell'Unione. Uno dei motivi che eh, appunto era motivo personale, io essendo anche Assessore in Unione, in Unione montana posso comunque partecipare ai Consigli, quindi mi sembrava giusto, non potendo garantire la mia presenza sempre, eh, di, 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 di andare a una sostituzione. Quindi io, noi proponiamo eh, Claudia... Cor... <ride> Claudia Martinelli... Martinelli... No, no. <ride> Claudia... no perché tu sai, hai la facoltà di farmi arrabbiare, quindi dopo io perdo un po' il filo. Ma sei bravo a fare questo, per cui... Sì, infatti è mi come... fa bene, mi fa bene, infatti non, non mi dà fastidio. Esatto. Claudia Martinelli a sostituirmi nel Consiglio dell'Unione. Qui come funziona? Non funziona così. Come per le altre nomine, eh, essendo un rappresentante della maggioranza... Se lo vota la maggioranza e le minoranze si astengono okay. dalla votazione, ecco. quindi vota la maggioranza e voi vi astenete come. Non avendo allora, avuto... Gli non... Ecco gli scuttatori venite qua a fare lo spoglio. Non avendo avuto... Beh lo faccio dopo. 9 e 10 vado essere giusto allora ah. tu le io Martinelli, apro tu le, allora, e tu controllo vieni qua così si sente. Uno. vai da te se vieni qua a guardare Martinelli, Claudia Martinelli Martinelli, Claudia Claudia Martinelli Martinelli Claudia Claudia Martinelli Claudia Martinelli Di che cosa Martinelli Claudia E Martinelli Claudia Basta fregare Bene 9 10. Bene, quindi è eletta, cioè nominata Claudia Martinelli per l'Unione Montana, quindi... Aspetta. adesso mettiamo l'immediata esecutività. Immediata esecutività, quindi come lo votiamo? L no, eh, palese. palese. Quindi immediata esecutività. Sì, 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 è un atto dovuto Ok, quindi unanimità. Unanimità, auguriamo buon lavoro eh, a Claudia. Martinelli. <ride> A questo proposito volevo, non abbiamo fatto consigli successivi alle elezioni provinciali, anche salutare eh, eh, Erika Spadacini che è stata eletta in consiglio provinciale per il comune di Castelomonti con molti voti, quindi un buonissimo risultato anche lei assieme ad Elio Sassi. Eh. Quindi un'altra donna che Castelnuovo manda. Negli altri, negli altri isti, istanti, va bene, nelle altre livelli di, 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 di governo. In Provincia, caso ha rischiato l'uomo, no, c'era anche Sassi, quindi no. abbiamo due consiglieri provinciali, questa volta che sono della montagna. Quindi auguri e buon lavoro anche a lei. Adesso che mi è andata giù la pressione, facciamo l'ultimo punto. Autorizzazione alla relazione della Casa della, della, casa della Comunità d'Ospedale dell di Comunità della Centrale Operativa Territoriale in deroga ai sensi dell'articolo 56, decreto legge 31, maggio 2021, numero 77, e, 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 e destinati all'azienda USL. No? Cosa vuol dire Smith? E successive, modificazioni, è succe eh, le successive le modificazioni e integrazioni. Perfetto. Do la parola all'assessore Valentini che espone. Allora molto brevemente. Sostanzialmente è un'autorizzazione che noi diamo all'USL per costruire, per fare questo intervento su un nostro appezzamento di terreno che si trova nella zona del centrofiera sotto all'attuale, alla nuova CRA. Sopra, scusate, scus sopra. è un intervento dell'importo di circa 6 milioni di euro. E è sul nostro terreno, dove il comune darà un diritto di superficie all'azienda USL per 66 anni, al termine dei quali lo stabile sopra costruito verrà, verrà di nostra proprietà. Niente, sostanzialmente si tratta poi questo, cioè di questo. Sì, ovviamente c'è una deroga a tutta una serie di parametri urbanistici per ovvi motivi, però, e, però sì, sostanzialmente è questo qui il, il nocciolo della questione, ecco. È un'autorizzazione a procedere per la costruzione e una concessione di diritto di superficie. Bene, domande. Nadia, poi anche Raniero mi aveva chiesto. Allora, io vorrei sapere se davvero c'è cioè questa autorizzazione è solo per l'autorizzazione edilizia o stiamo votando un progetto eh, dell'USL sul nostro territorio comunale e, e come sarebbe poi visto in relazione all'ospedale. C'è un progetto... Confliggente, sostituente, integrante? Mi vengono tantissime domande, oggi ne ho fatte a qualcuna e la vorrei ripetere qua. Intanto vorrei sottolineare il fatto che magari una cosa così importante poteva magari anche esserci eh, presentata prima e per essere capita anche meglio, perché eh, come sempre ci ritroviamo eh, nel giro di poche ore a sapere e a dover decidere di che cosa fare e questo non mi sembra molto corretto. Il, qua leggo casa di comunità, ospedale di comunità e centrale operativa territoriale. Mi viene in mente, per esempio, che a Villa sono già cinque anni che parlano della, della costruzione della Casa della Salute, quindi anche la cittadinanza ne ha saputo bene riflettere e capire che cosa stava avvenendo, ma là non hanno l'ospedale, l'ospedale ce l'abbiamo noi nel nostro territorio. Il, eh, quale ruolo quindi, quanto è sostenibile dopo il nostro ospedale con una casa di comunità, un ospedale di com comunità? Ci si parla tanto anche di carenza di medici, dopo verranno questi me i medici che verranno, ehm, tutto, lo tutto il personale sanitario, non soltanto i medici perché già, eh, Carlo oggi ci ha spiegato che sarebbe soltanto i medici di comunità, cioè il medico di base e il pediatra di base, però poi ci saranno infermieri e altre persone, quindi altre figure del personale sanitario che devono essere eh, occupate lì, quando noi abbiamo comunque un ospedale che è un po' vuoto ultimamente, che sta eh, patendo di, eh, di tutte quelle che sono stati tagli fino adesso e di questa nuova dimensione che è la sanità italiana, che non sappiamo dove si sta avviando. Chiediamo umilmente, senza eh, pretese di spostare questa richiesta di autorizzazione, se possibile in un'altra data, dopo aver fatto un confronto abbastanza eh, più specifico e più dettagliato su quelle che sono eh, i reali, eh, le reali intenzioni dell'azienda sanitaria quando parla di costruire una casa di comunità, ospedale di comunità e centrale operativa territoriale, cose che sul territorio. Non capiamo appunto qual è il nesso con, con il nostro ospedale che è un po' martoriato ultimamente. No, abbiamo paura che poi sia completamente declassato e ulteriormente amputato. Allora, io mi limito a rispondere alle questioni tecniche perché sul rapporto osco-ospedale non, non sono in grado. Ecco. Allora, l'oggetto della delibera è autorizzazione alla realizzazione, quindi è una questione sicuramente edilizia. Mi, mi limito a dire questo, che eh, la discussione non può essere rimandata perché abbiamo dei, dei tempi molto stretti in quanto ci sono dentro dei finanziamenti del PNRR, che come vi dicevamo oggi vengono, i bandi vengono eh, messi fuori con scadenze molto ravvicinate, se non sbaglio questa è fine febbraio. Per quanto riguarda la condivisione con le minoranze, noi abbiamo iniziato, si è iniziato a parlare. Di questa cosa a novembre a parlarne io e Bini, neanche tutta la maggioranza. Abbiamo visto il una bozza di studio di fattibilità online il 30 di dicembre e lo studio di fattibilità redatto dall'ASL è stato protocollato il 9 di febbraio. Quindi i tempi sono veramente strettissimi. Non c'è stata una volontà di non condividere con le minoranze, ma non c'è stata la possibilità perché eh, dai primi di novembre. Ad oggi, pensate, dover fare uno studio di fattibilità per una costruzione del genere eh, non bisogna correre, ma di più. Poi, per quanto riguarda eh, le questioni prettamente sanitarie, io non sono competente. Sì, no, come accennavo oggi in conferenza dei capogruppo, l'aspetto ehm, dell'ospedale, diciamo, che mi pare di aver capito che quello preoccupa un po' di più eh, Nadia, eh, non, non si pone, direi. L'Osco è un ospedale di comunità, una struttura di cui si parla ormai da qualche anno, anche ante Covid, che dovrebbe accogliere quelle intensità di cure medio lievi, lievi o medio basse, insomma chiamiamole come vogliamo, cioè di soggetti che non possono essere curati a casa anche per ragioni logistiche, non solo diciamo cliniche, ma che non possono neanche essere trattenuti in ospedale. Per ovvie ragioni. In questo senso quindi questa è una struttura intermedia che va ad affiancare l'ospedale, non lo sostituisce in nessun modo. Non, non, non riesco neanche ad immaginare quale potrebbe essere un detrimento all'ospedale. Quello che noi dobbiamo pensare è che il nostro ospedale dovrà essere un ospedale vero e per questo stiamo lavorando e continueremo a lavorare e ad insistere. Perché il nostro ospedale rimanga uno dei tre poli famosi nella provincia, cosa che abbiamo detto, ridetto e scritto pubblicamente. Questo è quello per cui noi dobbiamo lavorare. Se noi riusciamo ad ottenere, a seguire questa strada, a portare in fondo e raggiungere questo obiettivo, questo è indipendente dall'OSCO. Hai capito? Non è che questo influisca, non può influire in nessun modo. È una struttura differente. Per quanto riguarda. Quelle, le altre cose che verranno in questa struttura, eh, adesso qui ce ne sono diverse, ve le leggo perché tutte non me le ricorderei neanche, eh, dovrebbe venirci ovviamente un punto d'accoglienza, gli ambulatori di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, cioè dei medici su, del territorio, un ambulatorio infermieristico, l'ambulatorio polifunzionale per la gestione integrata delle patologie croniche, questo va tra l'altro eh, di pari passo. Con l'idea della medicina d'iniziativa, che è quella mh, che si rivolge al cronico e che cerca, attraverso la prevenzione, non solo la cura, di individuare le patologie croniche dei soggetti ed andare a modificare gli stili di vita in modo da prevenire le complicanze, quindi fare una prevenzione almeno secondaria o terziaria delle patologie. È un, come dire, un, una forma di medicina che, peraltro, la regione ha. Strutturato in una legge vera e propria, una legge regionale del 2019 che portava avanti questo ragionamento. Poi ancora il servizio di continuità assistenziale, cioè l'ex guardia medica, il centro disturbi cognitivi e demenze, l'assistenza sociale per la gestione integrata dei casi complessi, la neuropsichiatria infantile dell'adolescenza, una sala polifunzionale per riunioni, eventi, eccetera, eccetera. Questa è quindi un'unica struttura che accoglierebbe queste. Questi servizi, chiamiamoli così, insieme all'OSCO di cui parlavamo prima. Il ragionamento sul personale io lo condivido, è una cosa sensata dire un momento, ma il personale dove lo troviamo? Eh, questo è sicuramente un problema che però non si pone oggi, che conoscevamo già prima, che abbiamo già in più, in più sedi, come dire, posto come problema rilevante, di difficile soluzione, ma che dovrà essere risolto in tutti i casi. Ora, la Regione in parte, ha, come saprete, vi ricordate, aveva già posto 59 borse di studio col proprio finanziamento per gli specialisti, per poter far sì che gli specialisti finalmente potessero formarsi, perché qui il problema non era tanto il basso, me il basso numero dei medici, ma il fatto che gli specialisti poi non avessero il posto per andare a formarsi, quindi a specializzarsi. Tutto il discorso della sanità sul PNRR e quindi sui finanziamenti che adesso vengono avanti sulla sanità, questi sono solo strutturali, ma dovranno proprio andare, sono già previsti, questi sono strutturali ma ce ne saranno altri, come sapete, sulla formazione e sulla tecnologia, sulle nuove strutturazioni. C'è tutto, per dirne una, la grande partita del, del digitale, e della telemedicina che dovrà assolutamente essere finanziata e strutturata, e anche questo fa parte di finanziamenti successivi. Io sono il primo a dire che il problema personale è un problema, lo sappiamo, però è chiaro che questo problema è ben presente, e senza quello non, non si può costruire quasi nulla. Ed è uno degli aspetti che, va a, a, come dire, che andrà per forza a completare un discorso più generale sulla sanità. Ora, eh, da qui eh, i tempi di questa struttura, se non ricordo male, eh, la, è prevista l'apertura nel 2026, no? adesso non ricordo di preciso la, la, il mese, ma insomma è il 2026. Quindi da qui a là c'è un po' più di tempo che, che il mese che ci è, è stato concesso per, fare, per, per, per portare a casa la struttura, perché tra l'altro bisogna ricordare che questa struttura... Non è che la volevamo solo noi, la voleva tutta la provincia, insomma, no? poi grazie al fatto di dire facciamo una struttura in montagna, una regge e una in provincia, questa struttura è venuta qua, da, da qui a là, da qui al 2026, è chiaro che dovremo riempirla non solo di personale, ma anche delle strumentazioni che occorrono. Anche sulla casa della salute o casa di comunità, come adesso vengono chiamate, è stata fatta un po' di, forse, non so, di confusione, ma la casa della comunità sono... Eh, Case, case le case, strutture, ambulatori, polispecialistici dove ci sono più professionalità insieme che lavorano eh, su casi anche complessi e che si avvalgono delle strumentazioni idonee per poter affrontare le problematiche. Quindi non è che è una roba, non è che due medici che si mettono insieme e stanno nella solita sede, anche se questo è comunque importante anche essere nella stessa sede, sono più specialisti che lavorano con strumentazioni adatte. È chiaro che se noi prevediamo che noi facciamo una struttura e poi la lasciamo vuota, beh allora sì, qui casca l'asino, insomma, voglio dire, allora sarebbe un fallimento clamoroso di tutta una politica. Insomma. Quindi io mi sentirei tranquillo rispetto almeno per come ha sempre lavorato la nostra regione e come lavora la nostra sanità. sì, da questo momento credo di essere tranquillo sul fatto che arriveremo là con gli strumenti adatti per poter far funzionare il baracone. Insomma, ecco. Raniero vi ha chiesto. Sì, eh, io vorrei fare una considerazione prima su quello che si è detto in conferenza capigruppo, quindi ero rimasto colpito dalla intesa fra la capogruppo Nadia Vassallo nei giorni scorsi sui giornali eh, con il capogruppo Boni e oggi però devo ringraziare il Capogruppo Vassallo perché ha ripreso quello che io avevo chiesto in conferenza Capigruppo, cioè la condivisione anticipata di progetti importanti, in modo da non trovarci noi opposizioni qui immediatamente in Consiglio a dover decidere sì o no. Il progetto è molto interessante, è un grosso investimento perché mi è stato detto di circa 6 milioni e... Al di là di alcune perplessità su quello che è stato, più che perplessità, forte opposizione su quello che la Regione e l'ASL hanno fatto al nostro ospedale negli ultimi anni. E io ho ricordato anche oggi che dovremmo sempre, per ogni richiesta, anche questa è una richiesta importante, è una proposta importante per il nostro territorio, quindi noi siamo favorevoli, ve lo dico subito, siamo favorevoli per l'investimento e per questa integrazione di servizi molto importanti. Quello però che dovremmo ricordare sempre come un ritornello, perché la goccia è quella che buca la roccia, tutte le volte che si parla con l'ASL ricordargli che noi vogliamo riaprire il punto nascite, vogliamo riaprire quella che io chiamo maternità, perché è importantissima non solo per l'ospedale come struttura, ma più ancora per il territorio, per le donne del nostro territorio, anche per il senso di identità di nascere qui e di non nascere a Reggio Emilia. Quindi tutte le volte, se possibile... In, anche come battuta, tutte le volte che si incontra qualcuno dell'ASU o qualcuno della regione, ricordare sempre, no, a fine lavori, punto nascite, punto nascite, punto nascite, in modo che gli entri in testa, noi vogliamo la riapertura del punto nascite. Dico, siamo favorevoli, quindi voteremo, e spero che non vi sorprenda, noi l'avevamo detto all'inizio quando siamo partiti, che non eravamo una, uh, qui per distruggere o per contrastare sempre e comunque ma per fare delle proposte e quando le vostre proposte o comunque quello che viene portato in Consiglio è positivo per la comunità l'avremo approvato senza eh, barriere eh, partitiche o, o di schieramento quindi noi votiamo a favore faccio solo una nota scusatemi una nota di colore forse eh, i più così diciamo i più cattolici fra di noi potranno comprenderla mi ha colpito ma questa è solamente una nota di colore noi abbiamo dato per 66 anni l'utilizzo il, il, di questo terreno e questo investimento è di 6 milioni. Non vi sarà sfuggito per chi ha letto la Bibbia, 666. Spero che sia solo un caso. Eh, ve lo dico come diciamo perché non, non, facciamo 6,67, oppure non so, aumentiamo gli anni o diminuiamoli. Perché il numero, ricordo per chi non è cattolico, è identificato molto chiaramente come il numero della bestia e il numero del, del demonio. Ecco qui chiudo. Siccome abbiamo parlato di massoneria, che vengono, vengono considerati no, sono considerati anche adoratori, adoratori del diavolo, qui non vorrei che ogni tanto uscissero dei simboli molto strani in questo Consiglio. Però lo dico solo come battuta. Per il resto siamo pienamente favorevoli a questo progetto. Ma vi prego, tutte le volte che incontrate Asle o persone, esponenti della Regione, se incontriamo Bonaccini tanto di più, sempre alla fine di ogni discorso, punto nascite, punto nascite, punto nascite. Magari, eh? Grazie. Altri? Sì, volevo soltanto tranquillizzare. Ah, sì. scusa perché. Niente, anch'io voterò a favore, è una cosa molto interessante, penso che sia importante averla. Grazie. Ah. C'era qualcun altro? No. No, volevo tranquillizzare eh, René Davoli che non c'è nessun feeling con, eh, con Boni, nel senso che noi apprezziamo quando chi fa dei, de, degli interventi che condividiamo e quindi lo apprezziamo anche pubblicamente, e rimango, rimaniamo, rimango un po' scettica su quelle che saranno... Proprio le, le vere finalità di questi progetti quando non sono eh, specificati bene fin dall'inizio. Ho letto la legge regionale 2016-2019, tutte quelle che sono il, che hanno portato alla creazione di, questi, di queste case della salute, prima adesso denominate ospedali di comunità o case di comunità. No, la casa sono proprio due diverse, cioè, o è la stessa che viene denominata nello stesso modo. R rimango comunque un attimino perplessa su come il, eh, mi trovo in difficoltà eh, perché la, nel, nel dare una votazione stasera, così con, eh, dovendoci pensare nel giro di pochissimo tempo, di pochissime ore, anche perché le, leggere una legge regionale non è semplicissimo, capirla eh, è molto più complicato che leggerla. E quindi io mi astengo, ma non per partito preso, proprio perché vorrei essere più sicura che questo sia veramente un bene, non una cosa che porti poi a depenalizzare ulteriormente la struttura dell'ospedale Sant'Anna. Eh sì, peccato ma è lo stesso, cioè, non è un problema, ognuno si prende le proprie responsabilità. Se posso aggiungere qualcosa perché Carlo ha chiarito benissimo qual è. Eh, eh, La Genesi come, eh, eh, come Daniele Valentini, perché comunque il percorso è stato quello, eh, sull'ospedale di Castelnuovo Monti. Quando abbiamo cominciato a parlare di questi progetti del PNRR, la proposta di qualcuno non dell'OSL poteva dire usiamo un reparto dell'ospedale. Noi non abbiamo voluto questa scelta, l'abbiamo fortemente contrastata perché non vogliamo che occupino degli spazi dell'ospedale, quindi questi 20 posti letto, perché l'OSCO si tratta di 20 posti letto per la continuità assistenziale fuori dall'ospedale, quindi dai 18 ai 20 posti, quindi è un primo pezzo. Quindi sono due cose ben distinte. Sull'ospedale, oltre a questi 6 milioni lì, partirà il cantiere del pronto soccorso nuovo perché sta, hanno dovuto modificarlo, adeguarlo alle normative Covid, quindi sono altri 4-5 milioni quello, 7 milioni l'antisismica, quindi c'è una serie di investimenti che non sono poca roba e non sono investimenti che si fanno per chiuderlo, si fanno per potenziarlo. Questa, eh, questa scelta l'ha portata a casa la montagna, perché non è solo Castelmoamonte, perché Villa Minozzo avrà la casa di comunità, quindi altro milione e mezzo, due milioni, e verranno ristrutturati i poliambulatori di Carpineti, che sono poliambulatori che vanno nella logica di quello che stiamo discutendo sul tavolo provinciale, che è la, eh, la medicina di, di, di comunità territoriale. Perché un conto è l'ospedale, ma un conto, che abbiamo visto anche durante il Covid, che è un problema grosso, è la medicina di territorio. Altri, quelle altre... Igiene mentale, eh, neuropsichiatria, medici di base, c'è tutto un percorso che da qua al 2026 dovrà essere riempito di contenuti. Oggi approviamo la parte urbanistica, che vuol dire diamo l'ok ok perché adesso andrà in Regione. Poi Regione la manda a Roma, Roma la manda eh, in, in Europa, dopodiché avremo l'autorizzazione. Quindi è un percorso che non è che possiamo stare lì a discuterlo in questo senso, nel, pros nel proseguo dovrà essere discusso perché dovrà essere riempito di medici, di infermieri, di servizi che servono al, al territorio. Quindi sono due cose ben distinte. Per cui noi ci siamo sentiti di aver fatto un lavoro importante, di aver portato a casa tutto, perché l'unico territorio che porta a casa tutto, case di comunità, ospedali di comunità e è, è, è forse il nostro territorio. Anche perché, per le riunioni che faccio io, eh, eh, con con l'azienda USL e con gli altri sindaci del territorio, ormai è chiaro che comunque la montagna non possono abbandonarla, perché il Covid ha, ha insegnato cosa vuol dire abbandonare i territori. Tant'è che. Come diceva Ben Carlo, e l'ha anche detto, l'ha anche scritto: ci abbiamo due territori e il centro di, 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 di Reggio, quindi la, la, la pianura e la zona nord e la, la zona sud del territorio che vanno in qualche modo valorizzate a scapito due, eh, delle altre due, da Montecchio a Scandiano, che stanno cambiando completamente, radicalmente quello che è l'impostazione che avevano prima e la forza che avevano prima. Quindi, questo devo dire che è un risultato che gli amministratori della montagna hanno portato a casa, perché non era scontato, non era scontato contatto che adesso dovranno ristrutturare appena finalmente siamo tornati a una fase No, normale anche sulla chirurgia verrà fatta la stessa ristrutturazione che hanno fatto su ortopedia, quindi Scandiano su Castelnuovo, c'è i medici di Scandiano che verranno impegnati a Castelnuovo. -Monti. Quindi non è che stiamo disimpegnando l'ospedale di Castelnuovo, non so dove la leggete questa cosa, qua. Dov è il... no, ma no, non è che ci sto attaccando, sto dicendo le cose come stanno. Stiamo registrando un percorso inverso. Poi il punto nascita l'ha detto Carlo. Io oggi. Oggi nei giorni scorsi ho parlato con la regione, dovremmo incontrarci rapidamente. Abbiamo chiesto un incontro proprio io e Carlo per andare a vedere anche questo aspetto qua rispetto agli impegni eh, che, che, che ha preso Bonaccini in tempi non sospetti, nessuno li aveva chiesto, quindi ha ribadito quello. Quindi, chiederemo conto anche di quello. Quindi non ci stiamo scordando o non lo stiamo pensando che noi non vogliamo. ci sono degli impegni politici ben, ben precisi. Quindi, secondo me. Inviterei a pensarci perché l'approvazione di questa sera è una importante, un segnale importante che diamo, che noi vogliamo che loro riconoscono che questo territorio merita eh, queste risposte dal punto di vista sociale e sanitario perché non le abbiamo avute prima della pandemia. Prima della pandemia si, ten si tendeva a concentrare tutto a Reggio Emilia: si faceva il grosso ospedale, il core, l'ospedale il per i. Quindi su questa cosa, il Mire, su questa cosa qua, vorrei che lo, lo, lo vedeste in questo senso e un po' di fiducia ci possa essere poi dopo se noi riusciamo a condividere con i gruppi consigliari coi tempi necessari anche quello che sarà messo all'interno di quella di questa nuova struttura che costa tanto perché eh, però abbiamo l'abbiamo voluta fuori dall'ospedale perché non pensa, pensavamo non fosse giusto sacrificare un reparto d'ospedale per farci l'osco dentro sono 20 posti letti che stanno fuori in modo che si capisca perfettamente che uno va in ospedale, in medicina, in lungodegenza, in chirurgia, in tutti i reparti dove fa la parte sanitaria e poi dopo la parte che gli permette di tornare a casa senza portarli in un RSA perché anche dal punto di vista psicologico per un ammalato che viene via di lì magari un anziano lo mette in RSA dice ecco io non mi sposto invece lo osco un'altra cosa un sono 15-20 giorni della loro degenza eh, che, che in qualche modo pensano che forse non è così tutto buttato via, perché io ho assistito in queste settimane ad una signora che non voleva andare all'RSA perché la vedeva una cosa eh, eh, co come fine vita, non si può fare questo, quindi l'ONSCO può servire anche questo aspetto qua, può servire a dare un, una dignità diversa ad un malato che non può stare in ospedale, non riesce ad andare a casa perché la famiglia non riesce a, ad accudirlo e lo, lo mettiamo temporaneamente lì in attesa che si costruiscono le condizioni perché possa tornare a casa, quindi cioè, deve essere visto in questo spirito, ma noi l'abbiamo discusso in questo spirito qua, quindi vi chiedo davvero, eh, sarebbe importante l'unanimità su un progetto del genere, poi sul resto lo, lo discutiamo, vediamo come fare, ma non, non essere unanimi su una questo quest aspetto qua vuol dire che c'è un po' di retropensieri che sono anche legittimi in certi momenti, perché sono anche giustificati in certi momenti. Penso che adesso si stia svoltando pagina, perché comunque è chiaro e, e, e l'hanno capito, lo vedo anche nelle riunioni che faccio con gli altri sindaci, che e, viene riservato alla montagna un trattamento diverso da quello che ci hanno dato fino adesso, perché questo territorio merita un trattamento diverso, perché dal Cereto andare a Reggio è diverso che da Scandiano andare a Reggio, che da Montecchio andare a Reggio. Quindi volevo dirvi questo perché è importante. Poi è chiaro che voi non lo potete sapere perché non ci sono i tempi giusti per poterne parlare, per raccontarvi, però noi stiamo lavorando in questo senso, ma tutti i sindaci, perché anche su questa scelta di Castelnuovo, Ville e Carpinetti, anche gli altri erano d'accordo perché sta dentro un ragionamento diverso di una sanità territoriale diversa perché abbiamo bisogno di portare a casa anche quello porteremo entro fine anno faremo l'appartamento per, per le psichiatriche femminili mettiamo a posto l'appartamento per le psichiatrie maschile perché non ce l'abbiamo la psichiatria femminile e quindi non sarà lì ma comunque c'è una logica diversa di dotare questo territorio di servizi sanitari e sociali che prima non venivano considerati quindi c'è un lavoro su, queste, su questo aspetto qua che, che, che stiamo concretizzando Bene. No, allora, questo, no, no, la chiusura del sindaco eh, ti ringrazio di, quelle, di queste tue parole, perché è quello che ho chiesto prima, cioè di condividere i percorsi. Eh, votare all'autorizzazione di quattro righe che sono anche bu scritte burocraticamente, in burocratese, uno non capisce cosa sta votando. Se eh, ne abbiamo parlato oggi in conferenza del capigruppo, però mi erano rimasti dei dubbi. Sono andata a casa, fortunatamente oggi non dovevo lavorare, mi sono riletta tutte quelle cose della regione. Però eh, tutti viviamo dei percorsi particolari nelle nostre famiglie con i nostri anziani. Sentire le eh, dette da te con questa forza, dopo che anche da voi ti ha fatto incavolare come una bestia, che ti è salita la pressione. E eh, a questo punto. La mia stensione di prima la cambio, voto a favore perché no, m, mi hai convinto su quello che è l'utilità di questa cosa, che prima non, non la capivo e il fatto che l'ospedale potesse essere eh, depotenziato, non è che io ne sono certa, sono delle cose che si possono anche vivere quotidianamente. E su, soprattutto su quello che è stato la chiusura del punto nascita, che è stata fatta in maniera veramente, eh, diciamo così, da furbi anche, perché potevano benissimo non farla. E quindi ti ringrazio di, di come hai trattato questo argomento, che hai trovato le parole giuste e hai spiegato bene, quelli, mi hai tolto dei dubbi. Con te, ma non con quelli della regione. Dovremmo stare <ride> attenti. No, infatti è questo, la condivisione anche con noi della minoranza su queste cose è importante perché comunque una fetta di, di cittadinanza eh, ci viene a chiedere le cose e quindi eh, nell'approvare una cosa del genere mi sento più tranquilla di dire guardate che è una cosa bella per queste queste e questi motivi. E ho dimenticato una cosa, perché nelle istruttorie di questa operazione che aveva descritto bene Daniele, dove siamo stati io e lui, ma anche il gruppo nostro, non sapeva a un certo punto, ci ha chiesto cos'è l'OSCO. No? L'altra scelta, perché questo progetto qua va fatto su una proprietà pubblica, non può essere fatto su un territorio, oppure un territorio pubblico, ma prima dell'uscita del bando, perché non potevi comprarlo dopo. Avevamo pensato all'RSA eh, eh, IRONCHI, no? che voleva dire trasformarla, quindi perdere anche dei posti lì. Poi dopo dal nostro che è stato segnalato questo lotto di terra che era nostro, ci ha permesso di salvaguardare anche quei 60 posti che sono lì, perché altrimenti veniva sguarnito e andavano distribuiti su tutto il territorio della montagna, ma li perdeva Castelnuovo. Invece, in quel modo lì, riusciamo a tenere l'RSA e i ronchi così com'è e avere un, un qualche cosa di più, altrimenti, sacrificavamo un pezzo che non era giusto dal nostro punto di vista. Perché era importante anche avere Villa delle Ginestre e i ronchi in piena efficienza, in modo che. Le problematiche le viviamo tutti i giorni sappiamo quali sono le esigenze. Tant'è che il centro di mense di Villa verrà portato a Castelnuovo, su verrà fatto un cioè, vengano fatte delle scelte socio-sanitarie che vanno in direzione di. Parsì, e poi lo vedevamo anche lontano lassù, perché il medico di base difficilmente potevamo portarlo all'RSA perché i cittadini dovevano andare a piedi lassù, come arrivavano là, uno che aveva bisogno del suo medico. Una volta che riusciamo a, cer a cercare anche con i medici di base di dire è in centro Castelnuovo, cioè uno, uno ci può andare anche a piedi dal suo medico se viene concentrato tutto laggiù. Quindi c'è stato un ragionamento fatto veloce ma con un'idea, un filo conduttore che porta a dare dei servizi nuovi. Quindi ti ringrazio per la. Per la tua... eh, ma, mi, mi rendo conto che è anche difficile e poi Carlo era stato precisissimo, ha detto delle cose, però l'origine è stata una battaglia che abbiamo dovuto fare, non è che ci regalano la montagna questa roba qua, non pensate che adesso hanno cambiato idea e regaliamo la montagna, è che i dati, la pandemia, quello che è successo, l'anzianità, la popolazione, eh, stiamo discutendo sul sociale, presenteremo degli altri eh, progetti che stanno venendo fuori a, a nastro, quindi in qualche modo anche su delle nuove case, eh, eh, degli appartamenti protetti che non vogliamo farli solo a Castelnuovo Monti, stiamo parlando di... Di dislocarli anche sugli altri comuni della montagna perché non vogliamo portare, svuotare la montagna e portarli tutti qua, perché dopo diventa un problema, un peso: un, 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 un sradicamento degli anziani perché nessun abitato, forse, vuol fare la sua vecchiaia lì. Quindi, delle... quindi stiamo cercando di distribuirli in modo che non sia solo qua che svuotano tutte le loro case, vengono qua e muoiono prima perché poi, quando vieni via da casa tua dove ci cioè hai vissuto 60 anni o 70, dici perché mi dovete portare via. Quindi, stiamo cercando di, e non è facile perché è una battaglia che non è semplice. Eh, sì, volevo solo aggiungere una cosa. È apprezzabilissimo quello, il cambio di, di, di rotta, insomma, di decisione della, della Vassallo. Eh, abbiamo ringraziato gli amministratori, però come al solito secondo me in questo ci siamo dimenticati di ringraziare qualcuno di molto importante. Qualcuno che ha fatto cambiare negli ultimi anni idea ai politici in regione, in provincia, eh, gli ha fatto pensare alla montagna in termini diversi. Io vorrei ringraziare l'elettorato montano. Vorrei ringraziare quelli che hanno votato il 42% per la Lega a Castelnuovo, sino al 48% di Villa e degli altri comuni. Questo, 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 questo con tutto l'orgoglio di rappresentare io la Lega ancora qua, nonostante qualcuno faccia discorsi strani, e di ringraziare i cittadini perché hanno dato un segnale forte, che è stato recepito perché siamo meno del 10% della popolazione. Eh, provinciale però questo segnale è stato fortissimo fortissimo sì, sì, e è la tua quindi le... io vorrei chiudere ringraziando anche i nostri cittadini che hanno anche aiutato eh, gli amministratori a poter fare pressione su sette comuni attualmente non, ge... non diretti dal PD ce ne sono tre guarda buon questo ultimo, mi sembra molto tirata e chiude buono, male questo punto un ultimo ventasso perché... con il cambio eh? a maggioranza lega io voglio ringraziarli per me i cittadini hanno diritto i cittadini di... che si sono espressi anche gli amministratori che e... hanno, li stanno rappresentando e che esprimendosi quindi... in questo modo hanno, hanno fatto capire che l'ospedale la sanità e l'ospedale e gli investimenti in montagna sono molto importanti sì, chiudo bene. così grazie sì. Ringraziamo tutti i montanari che in qualche modo, quelli che hanno che mandato due responsabili in provincia, due candidati consiglieri anche in provincia. Quindi si sta, ringraziamo la Regione perché ha fatto l'assessorato alla montagna, perché non c'era mai stato, con la quale stiamo collaborando in modo molto preciso e puntuale, perché ogni giorno o quasi ci sentiamo perché è molto interessata su questo. Quindi su questo aspetto qua riguarda tutti un cambio, un, un, speriamo che si sia invertito il vento che serva. Pu può essere, cioè, ognuno la legge come vuole, Daniele, eh, da perché se leggiamo i dati di Castelnuovo tu hai preso il 42 e ne hai persi il 20 alle comunali, quindi eh, se vuoi leggere tutti i dati, leggi anche questo, perché se non puoi leggerne solo una parte, no? perché eh, su, su questo dobbiamo essere chiari e schietti. Allora, io chiudo qua, penso che sia una risposta, e ringrazio anche la Nadia Vassallo, una risposta precisa di un Consiglio Comunale che cerca di portare avanti quelli che sono gli interessi dei propri cittadini della montagna. Quindi eh, voglio ringraziarvi per questo perché non è così scontato. Io metterei in approvazione questo punto, eh, questa, questa, de questa decisione, questa vari variante... No? Come Autorizzazione. Si... Autorizzazione a... a Alla che... della... qua, sì, aspetta. Beh. No, non sono arrabbiato, anzi sono contento, sono riuscito a dirti che hai perso il 20% in un, in un dai, giorno. Dai, Autorizzazione alla realizzazione della casa di comunità, ospedale e comunità della, 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 della centrale operativa territoriale in deroga del senso dell'articolo 56, decreto legge 31 maggio 2021, numero 77, dell'azienda SL di Reggio Emilia. Quindi metto in approvazione chi è d'accordo? Unanimità. Grazie. Immediata esecutività. Grazie. Bene, grazie. Ogni tanto vogliono accesi un po' i consigli, se no ci annoiamo. Eh.